Signore e signori, ben ritrovati anche da parte mia. Siamo un po' alle battute conclusive di questo 2020. Oggi andremo a vedere un po' la seconda parte dei risultati sul commodity spread, ma non ci fermeremo qui perché abbiamo ancora delle posizioni in essere che dobbiamo sicuramente tenere sotto controllo, ma ci sono anche delle belle nuove opportunità. Per aiutarmi un po' in tutto questo viaggio, avremo oggi a farci compagnia due coach. Avremo prima Daniela che ci aiuterà sul cacao e verso la fine del webinar Alessio e parleremo più di prodotti agricoli. Ma prima di arrivare a questi interventi andiamo a fare prima insieme un po' uno screening del nostro portafoglio, poi andiamo a ricapitolare un po' il tutto insieme. Quindi andremo a vedere un po' come abbiamo vissuto questo 2020 insieme, ma spostiamoci subito sulla piattaforma. Come sempre vi ricordo che siamo su Interactive Brokers, su un conto reale con soldi veri. La settimana scorsa avevamo forse qualche posizione in più. Infatti avevamo più contratti sul cacao, ma avevamo una posizione anche sul natural gas e una in più sullo zucchero. Quindi vi vado prima di tutto ad aggiornare su queste operazioni. Abbiamo ridotto un po' la posizione del cacao, portandola da 8 contratti a 2, ne abbiamo appunto rimossi 6, portandoci a casa circa 400 dollari. Abbiamo poi chiuso l'operazione sul natural gas con un 120 dollari, ma ricordo anche per mettere tutto questo un po' nel contesto, il margine richiesto per questa operazione sul natural gas era bene o male simile, intorno ad un centinaio di dollari, quindi abbiamo fatto oltre il 100% del capitale investito, l'abbiamo fatto in meno di una settimana, quindi c'è stato un bellissimo timing e ci siamo un po' approfittati di questo portando a casa il profitto, ma a breve lo vedremo meglio. E in più abbiamo alleggerito una delle due posizioni sullo zucchero che avevamo con altri 77 dollari portati a casa. Quindi rispetto ai profitti della scorsa settimana siamo andati a aggiungere un 600 dollari circa di guadagno che di certo non guasta. Ma prima di arrivare a quei risultati andiamo un attimo a vedere questo tipo di operazioni che abbiamo concluso, un po' anche le motivazioni. Qui abbiamo Daniela perché faremo a breve un commento sul cacao che ci aveva aiutato ad individuare in quella sessione, ma prima vi volevo parlare un attimo dello zucchero. Praticamente noi eravamo entrati short con due contratti indicativamente in quest'area. Avevamo come un primo obiettivo questi minimi intorno allo zero. Una volta raggiunto in concomitanza anche di un RSI piuttosto basso in ipervenduto, la formazione di una divergenza rialzista, abbiamo pensato di portare a casa almeno un contratto per poi cavalcare una seconda parte di stagionalità nel 2021, aggiungendo magari nuovi contratti, ma su valori più alti. Un po' qualcosa di simile sul natural gas, però qua avevamo un solo contratto. Siamo entrati in quest'area all'inizio della scorsa settimana, poi l'operazione l'abbiamo vista anche insieme mercoledì scorso. Ci ha dato subito ragione, regalandoci quei 120 dollari che vi facevo vedere prima. Pensiamo che ci possano essere ulteriori discese legate un po' alla stagionalità, legate ad un prezzo ancora abbastanza conveniente, però è sceso rapidamente, si è riportato presto in ipervenduto, quindi vorrei rientrare su questa posizione o su scadenze successive, ma magari ad un prezzo più elevato. Torneremo tra poco a parlare anche del natural gas. Vediamo poi il cacao. Qua, come avete visto, abbiamo portato a casa un 400 dollari, ma con due contratti ne stiamo facendo quasi altrettanti. Quindi al momento il cacao si sta dimostrando ancora meravigliao, un po' come negli ultimi anni, ma senza sorridere troppo e cantare troppo vittoria. Ma di questa strategia ve ne volevo parlare insieme a Daniela, che proprio lei, in il 24 di novembre, eccola qua la data,
ci aveva aiutato ad individuare questa strategia e quindi capire insieme a lei un po' cosa aveva visto a quei tempi, ma soprattutto quali possono essere le aspettative future. Quindi ciao Daniela, benvenuta. Ciao Matteo, ciao a tutti, ciao a tutta la community. Sì, in effetti, come avevamo detto un paio di settimane fa, il rialzo, quel rialzo così forte e violento del cacao, poteva rivelarsi effettivamente un'opportunità e effettivamente ad oggi così è stato. Un rialzo che ai tempi era, cioè è stato dovuto ad una, diciamo, una ragione contingente. C'era stato un produttore, il maggior produttore, uno dei maggiori produttori di cacao, aveva deciso di approvvigionarsi sul mercato dei futures anziché direttamente sul mercato fisico, e questo aveva fatto appunto impennare i futures del cacao, sia la scadenza di un po' tutte le scadenze, in particolare però quelle più vicine, quella di dicembre e in questo caso quella di marzo. Attualmente, quindi, questa situazione è andata rientrando, e quindi adesso pesano maggiormente quelle che sono le aspettative, le aspettative della domanda sul cacao, che per effetto del Covid, delle restrizioni dovute al Covid, è molto debole, è prevista molto debole. Dall'altra parte c'è una produzione nei paesi, soprattutto in Costa d'Avorio, molto forte. Quindi sono due elementi che giocano, continuano a giocare a sfavore dei prezzi, e che in qualche modo possono anche in futuro sostenere un ribasso del cacao, dei prezzi del cacao, e quindi possono giocare a nostro favore su questo spread. Venendo un po' a noi, sicuramente le possibilità di un ribasso ulteriore dello spread ci sono. C'è una prima area in area 20 che potrebbe fungere un po' da un'area di supporto, quindi potrebbe esserci sicuramente area 20, potrebbe essere una prima area di take profit. Qui poi è un'area di supporto su cui potrebbero esserci anche dei rimbalzi dello spread. In ogni caso, lo spread ha una stagionalità ribassista fino a febbraio. Teniamo conto che comunque i prezzi delle medie a 5-15 anni sono sostanzialmente molto più bassi di quelli attuali, quindi probabilmente non si vedranno quei prezzi così bassi che sono segnati dalle medie, ma ci sono, secondo me, buone probabilità che il ribasso di questo spread possa continuare anche nel futuro. Certo, bellissima analisi, i miei complimenti, perché hai veramente ripreso un po' tutto quello che abbiamo vissuto, tutto quello che si è detto, quindi ti ringrazio assolutamente. Condivido, Daniela, anche la tua analisi, quello che hai detto. Mi aspetto anch'io via via un rientro dei prezzi, però in effetti il cacao, soprattutto quest'anno, ma anche in anni del passato, a volte ci ha regalato qualche strappo abbastanza violento, un po' come stiamo vedendo adesso, quindi rimanere sempre allerta e attenti, però a proposito di quello che tu dicevi dei prezzi, è vero, probabilmente nel brevissimo tempo sarà difficile vedere magari dei prezzi molto negativi in contango. Di solito, per tutti dico, questi spread tendono a rientrare molto bene quando si avvicinano alla scadenza. La scadenza è intorno a metà febbraio, per quel che riguarda marzo, quindi probabilmente in quelle date potremmo allora vedere un prezzo che ritorna al contango, però mai mettere troppo le mani avanti, due contratti ce li abbiamo, proviamo a farli scendere e poi vediamo un po' come si evolve la situazione. Però Daniela, grazie mille per l'intervento, grazie mille per la bellissima imbeccata data qualche settimana fa, quindi ti aspettiamo presto, chiaramente con altri suggerimenti di questo tipo. Se riusciremo nel 2020, se no ormai fai parte della nostra squadra e famiglia, quindi nel 2021. Grazie, grazie a te. Buona serata.
Grazie altrettanto. Altrettanto, inoltre ci tengo a ricordare a tutti i partecipanti che gli avvisi di queste chiusure di posizione ve le lascio sempre nel domande e risposte. Questi erano al 3 di dicembre con il famoso aggiornamento operativo su cacao zucchero e poi sul natural gas, così siete sempre sul pezzo e non ci sono difficoltà. Andiamo ora oltre, aggiorniamo un attimo i risultati di quest'anno, ma poi ci dirigiamo anche verso un po' quello che si diceva mercoledì scorso, cioè capire sì la situazione attuale, ma capire anche quali sono le possibili aspettative future. Magari stasera non riusciremo a trattare tutte le commodities, ma cercheremo di farlo con alcune, in base anche un po' all'evoluzione della situazione attuale, coronavirus e non solo, come si può tutto questo trasmettere nel prezzo delle materie prime. A breve arriviamo anche con questi argomenti. Ora, per quel che riguarda i risultati, molto velocemente ci sono in più queste tre operazioni, quindi sono circa un 600 dollari in più, che quindi spostano ulteriormente al rialzo i profitti di quest'anno a quota 32.193 dollari. Di questo quindi abbiamo raggiunto una quota superiore di operazioni e di percentuale di profitto. Non mi soffermo tanto su questi valori perché l'abbiamo già fatto mercoledì scorso, quindi se qualcuno avesse qualche dubbio, qualche domanda in più, l'invito è quello di rivedere quella sessione, ma assolutamente siamo qui per rispondere ad ogni dubbio, ad ogni domanda, quindi se volete chiedere qualcosa su questi dati, su questi valori o su quello trattato prima con Daniela, nessun tipo di problema. Ci tengo però a sottolineare che questi risultati adesso sembrano così belli, scritti su una slide, su una lavagna dove si guadagna sempre. Però il bello è che noi facciamo tutto in diretta, un po' come questo mercoledì sera, e quindi è tutto alla luce del sole. Le registrazioni possono documentare ancora meglio di tanti report che si possono modificare le operazioni che abbiamo aperto o chiuso in tutto il 2020. Quindi vi ripropongo quello detto la scorsa settimana. Qualora decideste voi di entrare a far parte di questa squadra e questi risultati che vi sto facendo vedere oggi non si rivelano corretti nelle registrazioni che vedete, non solo vi rimborsiamo la quota di partecipazione, ma ve la rimborsiamo con gli interessi, dandovi anche il doppio o il triplo. Non mi interessa, lo faccio anche di tasca mia. Perché giustamente, se qualcuno ha dei dubbi, fa bene ad averceli, perché in questo mondo, soprattutto quello finanziario, non fidarsi troppo è sempre un bene. Dall'altra parte, quando poi ci sono i fatti e i risultati concreti, bisogna crederci per forza. Quindi l'invito è, non credeteci, ma venite a vedere come San Tommaso con i vostri occhi. Una piccola parentesi, sempre sull'anno in corso. Nella seconda parte dell'anno, nel dopo estate, è stato un periodo un pochettino più difficile. Ci sono venute contro alcune posizioni sulle granaglie, non siamo riusciti a performare come la prima parte e soprattutto nel mese di novembre abbiamo tenuto un approccio più difensivo. Abbiamo preso anche una stop loss, una delle più corpose dell'anno, sul mais. Questo ve lo faccio vedere perché anche questo per me deve essere una sorta di insegnamento. Nel trading, come in qualsiasi attività imprenditoriale, si cerca di avere la massima costanza possibile, ma a volte è impensabile avere un risultato identico ogni singolo mese. Quindi bisognerà capire un po' quando c'è da andare all'attacco, quando invece c'è da andare più in difesa. Nell'ultimo periodo è stato un po' così, ma come vedete già dal mese di dicembre siamo ritornati sicuramente ad operare con un po' più di forza rispetto a novembre. Come vedete abbiamo guadagnato qualcosa in meno, ma comunque abbiamo guadagnato su 11 operazioni, 10 le abbiamo portate a casa con successo. Quindi ricordiamoci anche che ci sono dei momenti in cui vanno massimizzati i risultati, momenti in cui vanno difesi anche i profitti fatti nella
nella prima parte dell'anno. Sentendo molti di voi in questo periodo, un po' per gli auguri, per le battute finali, a volte ho visto un po' questa cosa che avevo anch'io agli inizi, quando si guadagna bene tanto, poi dopo un po' l'appetito viene mangiando e si vuole sempre di più. È bello, è normale, è giusto essere ambiziosi, però ogni tanto è giusto anche un filo accontentarsi per tornare all'attacco più forti che mai successivamente. Questo, era più che altro lo spunto che volevo lasciarvi con questa slide e per raccontarvi ancora meglio come abbiamo vissuto questo 2020. Andando ora oltre, vedevamo questa slide anche la scorsa settimana, in cui cerchiamo un po' di capire che cosa aspettarsi nel 2021. È vero il Covid e la pandemia, ma si stanno vaccinando le prime persone in Inghilterra per quel che riguarda l'Europa e via via un po' in giro per il mondo. Vedremo un po' quale sarà un po' il rapporto con Cina e Stati Uniti, con il nuovo presidente Biden e questo rischio inflazione a cui voglio aggiungere anche un po' il dollaro americano, perché abbiamo visto nell'ultimo periodo come si è indebolito nei confronti dell'euro e delle principali valute, e una debolezza del dollaro di solito incorpora sempre una forza delle materie prime. Detto questo, siamo arrivati, come possiamo vedere sull'euro-dollaro, a 1,20, resistenza che non veniva toccata dal 2018. C'è stata un po' una battuta d'arresto, ma qualche altra spinta in questa fascia non mi stupirebbe. Però, come già detto, con analisi negli scorsi mesi, ci aspettiamo per i 6 mesi successivi circa un dollaro che, al contrario di come magari pensano in tanti, possa tornare a prendere forza. Questo anche perché l'Europa non potrà permettersi a lungo un euro troppo forte, e quindi penso che la BCE debba battere un colpo e rindebolire la propria valuta per garantire un migliore export di diversi paesi. Stiamo a vedere, parleremo anche di questo, anche come gestire il rischio cambio, visto che noi guadagniamo in dollari ma viviamo con gli euro. In questo momento, ad esempio, cambiare i dollari guadagnati in euro non c'è molta convenienza, ma nulla ci vieta di aspettare e farlo su valori più bassi, un po' come nella prima parte dell'anno. Per quel che riguarda i vaccini e tutto quanto, incominciamo ad affrontare ora gli argomenti direttamente sui mercati e quindi un po' comparto dopo comparto. Perché? Penso che il petrolio e i suoi derivati, quindi benzina ed heating oil, possono essere tra i principali strumenti che vanno a beneficiare di un possibile vaccino, di una possibile ripartenza economica, perché chiaramente il vaccino potrebbe garantire di nuovo i trasporti, i viaggi, il turismo e via dicendo. E quindi sicuramente il carburante numero uno al mondo ne può beneficiare. Dall'altra parte vediamo però che il petrolio sicuramente da aprile-marzo si è ripreso e anche nell'ultimo periodo, nonostante nuovi lockdown, il trend è stato sicuramente in ripartenza. Questo lo dobbiamo sicuramente evidenziare e anche negli scorsi weekend c'è stato, o meglio all'inizio di dicembre, c'è stato il meeting OPEC, il famoso cartello in cui si accordano per la produzione di petrolio e quindi decidono un po' l'offerta globale. Nonostante la difficoltà per nuovi accordi con le solite dispute tra Arabia Saudita e Russia, nonostante questo il prezzo non ne ha risentito più di tanto. Dall'altra parte, penso che si stia già scontando una ripartenza economica, la presenza di un vaccino diffuso nel 2021, quindi probabile che nel breve termine possa essere vittima il petrolio di qualche storno. Come vediamo, tecnicamente è arrivato su valori elevati, si sta formando una divergenza con l'RSI, e quindi penso che nel breve possa esserci un ritorno sotto area 45, ma che nel lungo termine può essere uno dei
dei prodotti che più può beneficiare appunto di un vaccino, forse ancora di più del petrolio, la benzina, proprio perché nonostante una minore domanda, le scorte sono comunque scese grazie un po' all'interruzione delle raffinerie legata ai diversi uragani che hanno colpito il Golfo del Messico, ma anche perché alcune si sono un po' interrotte perché con un prezzo troppo basso non c'era tutta questa convenienza nella raffinazione. Tutto questo per spostarci poi sugli spread, perché ci sono alcuni spread sul petrolio che in effetti sembrano offrire delle belle condizioni, hanno una situazione tecnica un po' come la gamba, la singola gamba vista prima, abbastanza sopravvalutata, quindi potrebbe esserci in effetti un rientro in linea anche con la stagionalità. Dall'altra parte, attenzione a quello che stavo dicendo prima, che potrebbe esserci uno storno di breve, ma poi un rialzo più massiccio, anche perché è vero, i prezzi sono in media, ma se vediamo i prezzi degli ultimi anni non siamo su dei valori così significativi e quindi attenzione perché si potrebbe vedere anche qualche prezzo superiore. Quindi il suggerimento che volevo lasciare per questo tipo di spread era quello di rimanere sempre su strategie più complesse, multi-leg, butterfly o condor, come ad esempio questo proposto dalla Trade Explorer di Alpha4Chart e richiamato anche dalla community, se non sbaglio, da Simone. Grazie di averlo riproposto. Sicuramente può offrire una minore volatilità e quindi anche in caso di rialzi più massicci del petrolio riusciremmo a difenderci molto meglio. In questo caso il timing per una vendita è pessimo perché l'RSI è in ipervenduto, ma qualora si rialzasse magari anche un prezzo superiore alle medie 5-15 anni, allora una vendita potrebbe essere più interessante. Oppure rimanendo sempre nel comparto dei petroliferi, la benzina, questa è sempre una strategia proposta nel mese di dicembre da Alpha4Chart. Come vediamo, c'è una stagionalità positiva un po' tra poco, quindi non è che avremo tantissimo tempo magari per sfruttarla, però visto il prezzo così distante, qualora si verificasse uno storno e quindi dei valori più bassi, allora un acquisto potrebbe risultare piuttosto interessante. Se poi da un lato riusciamo ad essere magari short su un butterfly del petrolio e contemporaneamente long su uno spread a due gambe della benzina, secondo me non facciamo una brutta cosa perché creiamo una sorta di doppio hedging e potrebbe essere una soluzione interessante per il futuro. Inoltre, nel breve termine, altri fattori negativi possono essere un po' l'aumento della produzione dell'Iran, che con il cambio, presidente spera già in una diminuzione delle sanzioni, la Libia, che per i gravi, problemi, all'interno del paese è stata esentata, da, alcuni tagli alla produzione, e tutti questi elementi potrebbero ulteriormente provocare uno storno di breve sul petrolio. Quindi, stiamo attenti e occhi aperti. Rimanendo nel campo energetico, passiamo al natural gas, che è qualcosa di completamente diverso dal petrolio, quindi non hanno nessun tipo di correlazione. Ricordiamoci che il natural gas che noi trattiamo è un natural gas americano, non c'entra niente con il nostro europeo. Come possiamo vedere, i prezzi nell'ultimo periodo sono ulteriormente scesi. La motivazione principale è, a mio avviso, uno stoccaggio piuttosto elevato, quasi del 10% superiore rispetto all'anno scorso. C'era già uno stoccaggio elevato, credo che sia diventato ancora più grosso per il mancato consumo, per l'energia, soprattutto di comparti industriali.
e commerciali negli Stati Uniti, e quando poi all'inizio dell'inverno l'inverno non è stato così freddo, chiaramente le quotazioni sono scese. Dall'altra parte, un po' di sostegno dei prezzi è dato dall'esportazione di gas naturale liquefatto, però comunque la tendenza nell'ultimo periodo è rimasta ribassista. Quello che a noi ci ha permesso di sfruttare e prendere anche quest'ulteriore profitto unito al precedente. Dall'altra parte, penso che la musica non possa troppo cambiare nel breve, però i prezzi sono scesi molto e c'è una situazione di ipervenduto. Quindi aspettiamo magari qualche rialzo che potrebbe configurare qualche rialzo anche su spread di questo tipo, come agosto e settembre del 2021. Un eventuale ritorno in media potrebbe darci una maggiore sicurezza statistica nel vendere questo spread in concomitanza di una stagionalità ribassista più pronunciata nel 2021. Quindi questo può essere un altro aiuto. Detto questo, andiamo ora al comparto successivo, quello dei, diciamo, prodotti agricoli e in particolar modo delle granaglie. In particolare abbiamo parlato quindi del discorso del vaccino che potrebbe aiutare il petrolio, di come la nuova elezione può già spostare un po' gli equilibri. Abbiamo parlato ad esempio dell'Iran, ma sicuramente anche la Cina, guardiamola sempre come paese perché è il paese che più importa materie prime al mondo, anche perché sono in tanti, quindi i consumi sono sicuramente molto molto elevati, ma anche da questa parte bisognerà capire un po' meglio la situazione, perché come già raccontavamo, la sfida è già iniziata da tempo per il dominio un po' del mondo, ma si sta andando anche oltre confine con lo spazio. Lo raccontavo prima nel meeting con i miei colleghi, ha annunciato il CMI che uscirà presto dei future sull'acqua. Abbiamo potuto investire sull'acqua adesso con ETF, ma usciranno anche dei future. E in questo senso sarà interessante da parte nostra andare ad affrontare anche questo nuovo argomento. Ne parlo perché proprio in questi giorni, questa è la scheda tecnica del CMI, sulla Luna, so che sembra che sto parlando di chissà che cosa, sono stati scoperti dei giacimenti di acqua davvero molto molto importanti. La Cina ha mandato già una sonda mettendo la bandiera sulla Luna, e quindi ci sarà sicuramente una nuova sfida non solo nel nostro mondo, ma anche oltre, per la conquista di nuovi terreni, nuovi territori. Questa situazione è interessante. Abbiamo già parlato un po' dell'etica legata al trading sulle materie prime. Se volete, vi darò anche il mio parere per quel che riguarda l'acqua. E quindi a breve avremo anche questi nuovi future. Non so quale potrà essere la liquidità presente, però sicuramente sarà interessante vedere un po' il comportamento, se si potrà fare spread o meno. Uscirà anche un nuovo future sulla carne di maiale, che andrà a catturare, così dice il CMI, meglio i prezzi, e dovrebbe esserci ancora più liquidità nei prossimi tempi rispetto ai future attuali. Staremo a vedere, però novità all'orizzonte sicuramente interessante. Stavamo iniziando ad affrontare il settore agricolo, dove di più si potrebbe manifestare una protezione legata all'inflazione. Infatti, un po' tutte le politiche monetarie espansive, Fed in primis, hanno sempre di più drogato il mercato in questi anni e sempre di più
potrebbero appunto causare un aumento dell'inflazione nei prossimi tempi. Questo non solo già un po' lo si denota nei prezzi delle granaglie, ma anche nei prezzi del rame, che sono saliti davvero, ma davvero tanto nell'ultimo periodo. Vediamo un po' qui il mais: da agosto c'è stato un trend davvero piuttosto forte, stessa cosa sulla soia e anche il grano non è male, anche se c'è un impatto rialzista un pochettino più debole. Il rame lo citavo perché tende ad essere la materia prima che più rappresenta un po' la salute economica a livello globale, perché è la materia prima che dovrebbe essere utilizzata per le infrastrutture. Quindi ferrovie, ma anche costruzioni, eccetera. E quindi solitamente se aumenta la domanda dovrebbe aumentare lo stato di benessere dell'economia. C'è un rialzo piuttosto importante legato anche a una discesa delle forniture globali, delle scorte. Nonostante questo, i prezzi degli spread si stanno comportando bene. Quindi abbiamo già un ordine in macchina su uno spread del rame, ma magari ci spostiamo su queste scadenze successive. Senza divagare troppo, ritornando nei prodotti agricoli, questo sicuramente potrebbe continuare dal nostro punto di vista anche nel 2000. 21. Vedremo domani in uscita il report USDE quello che potrà comportare sui prezzi attuali, ma sicuramente c'è da aspettarsi della volatilità. A questo proposito, a proposito di volatilità e tutto quanto, prima di andare troppo oltre, a breve daremo la parola ad Alessio, così ci aiuterà a capire un po' come limitare questa volatilità. Volevo solo raccontarvi un po' l'aspettativa per l'anno prossimo, perché sì, nel breve c'è stato qualche storno, ma penso che sia i fagioli di soia sia il mais sono pronti ad una continuazione o comunque a dei prezzi sostenuti per tutto il 2021. Come stima vi darei dei prezzi superiori a 400 per quel che riguarda il mais e staremo un po' a vedere già domani. Proverò ad andare a pesca. Cosa significa? Cercherò di inserire magari degli ordini sul dato a valori più bassi, intorno appunto ai 400, in virtù di acquistare per poi una ripartenza. Ora, questa cosa è un approccio abbastanza aggressivo, però potrebbe funzionare un po' come nel dato precedente. Quindi attenzione, potrebbe esserci un po' una continuazione del mais, dato da un'offerta sudamericana in diminuzione, un po' come quella degli Stati Uniti, un export dalla Cina in aumento, anche grazie ad un dollaro piuttosto debole. Stessa cosa sulla soia. Mentre sul grano rimane più debole, però attenzione perché i comparti sono correlati e uno segue un po' l'altro. Già prima sul petrolio abbiamo in parte visto come calmierare, come allentare un po' la volatilità grazie a delle strategie multi-leg. Adesso, al di là della direzione che potranno assumere queste materie prime, vediamo con Alessio una possibilità sul grano che appunto ci può permettere di ridurre la volatilità e magari affrontare questi mercati con più statistica. Ciao Alessio. Ciao Matteo, buonasera a tutti. Benvenuto assolutamente e raccontaci un po' il tuo pensiero su questa strategia che è grano, maggio, luglio e settembre. Sì, la proposta è quella di intervenire long su questa butterfly, quindi si tratta di acquistare la scadenza di maggio del 2021 e di settembre del 2021, andando a coprirci con diciamo, un numero doppio di contratti sulla scadenza di luglio. Butterfly secondo me è interessante perché, come hai già detto tu, il comparto agricolo potrebbe veramente fare bene da qua ai prossimi mesi, anche in virtù comunque di paesi che continuano ad aumentare le proprie scorte, comunque abbiamo sempre dei paesi che diminuiscono l'export,
Per di più, di fronte, secondo me, a un possibile inizio di deglobalizzazione per quello che riguarda il commercio delle materie agricole, e quindi il comparto agricolo potrebbe fare molto bene. Butterfly, che si trova a dei livelli interessanti, negli ultimi anni raramente andiamo sotto lo zero, quindi siamo veramente vicini ai minimi, ma se ritorni sul basic chart, la cosa che secondo me è più interessante di questa butterfly è che tutte le volte che il grano, e l'ho notato personalmente anche negli ultimi giorni, tutte le volte che il grano accenna ad un rialzo, questa butterfly raggiunge dei livelli abbastanza importanti, proprio perché abbiamo delle scadenze lontane nel tempo, ma siamo a cavallo tra diciamo, prima del raccolto nuovo dell'estate del 2021 e le scadenze successive del 2021. Quindi scadenze molto volatili che in seguito di rialzi possibili sul grano potrebbero spingere a fare veramente dei valori interessanti e quindi andare ad operare con un rischio rendimento molto da nostra. Aggiungo anche che, come molti partecipanti magari sapranno, abbiamo tutti i prezzi sulle granaglie, in particolare sugli spread a due gambe, che sono molto elevati. E quindi c'è la possibilità che tanti di noi siano già short su spread di granaglie, o che comunque potrebbe essere interessante andare short su taluni spread, perché veramente i prezzi sono elevati e i rientri sono molto probabili. E quindi andare a intervenire long, sempre sulle granaglie, con un rischio rendimento molto della nostra, non la vedo solo una mossa intelligente come, diciamo, come spread a sé stante, ma anche in un'ottica di diversificazione del portafoglio sulle granaglie, per non essere short un po', diciamo, su tutti i fronti. Assolutamente, guarda, mi trovi d'accordissimo anche in questo caso e faccio un po' un paragone con quello che io dicevo prima, Alessio. È un po' come quando si diceva di poter essere short magari su una butterfly del petrolio e contemporaneamente long sulla benzina. Qua è un po' con la stessa cosa, poter essere long su una butterfly del grano, ma magari short su ZS o su ZC. Quindi si va a creare un doppio hedging. Quindi bellissima soluzione questa che ci hai dato. Adesso sembra che qui a livello stagionale, almeno negli ultimi 5 anni, c'è ancora un po' di discesa, ma sicuramente abbiamo tutto il tempo, il modo per rivederlo insieme, farci aiutare magari da te Alessio come timing e molto volentieri come aspetto nuovamente Daniela, aspetto anche te, se non in una diretta specifica, anche solo nell'Academy per darci una mano con tutti questi aspetti. Ciao a tutti, buona serata. Grazie, grazie davvero Alessio. Siamo alle battute conclusive, quindi voglio farvi un brevissimo riepilogo. Innanzitutto, per chi magari ci segue stasera per la prima volta, è normale che alcuni aspetti non siano magari semplicissimi, chiarissimi, eccetera. Quindi l'invito è di andare sul nostro canale di YouTube e oltre al mio corso ce ne sono anche tanti altri che potete approfondire e conoscere. Eccolo qua. Questo vi permetterà di avere un minimo di basi per capire un po' meglio non solo il trading su materie prime, ma soprattutto quello del commodity spread di questa tecnica. Abbiamo concluso un anno davvero molto molto interessante, abbiamo ancora 4 posizioni in essere, quindi chiaramente continueremo a confrontarci, ad andare a gestirle insieme. Dall'altra parte abbiamo però già realizzato un profitto piuttosto importante di oltre 32.000 dollari, quindi sappiamo anche difenderlo, come dicevo prima, e non volere solo massimizzare e avere sempre di più. All'orizzonte si presentano scenari interessanti, ma allo stesso tempo incerti. Pertanto l'invito è di portare a casa e applicare sempre di più il metodo che state prendendo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, perché questo vi ha permesso, ci ha permesso di ottenere risultati importanti e quindi regge anche in momenti, diciamo, di mercato avversi. Questa è una cosa importantissima. Per quel che riguarda il
I petroliferi, attenzione, possono essere vittime di qualche storno nel breve, ma possono raccontare, soprattutto benzina e dating oil, ottime storie nell'anno successivo. Il rame, nonostante nuovi rialzi, ci potrebbe comunque offrire una condizione di vendita perché gli spread si stanno comportando molto bene, nonostante un trend decisamente rialzista. Per quel che riguarda le granaglie, la nostra aspettativa è sempre positiva per il 2021. Pertanto alcuni spread short sì si potranno trattare, ma davvero con grande attenzione e con le pinze. Già un'alternativa long ce l'abbiamo grazie ad Alessio. Ci sono poi tanti altri argomenti che io vorrei riprendere insieme a voi, legati alle carni, legati al settore delle colonnade tropicali, quindi zucchero, caffè, cacao e via dicendo. Il tempo purtroppo però è sempre tiranno, quindi per questo ne parleremo un po' venerdì e sicuramente mercoledì della prossima settimana, che per chi partecipa è davvero l'evento conclusivo. Quindi vi saluto tutti, vi ringrazio per essere stati con noi. Per chi non ci seguirà attivamente dai prossimi giorni, tanti auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie e vi aspetto presto nella squadra del Trading Club perché, come avete visto, ci divertiamo e la certezza è che anche nel 2021, se restate sintonizzati, continueremo a trasmettere emozioni. Ciao a tutti, a presto!